Footbox. 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 A consacrare ancora una volta il mondo vitivinicolo e olivicolo della nostra regione ci ha pensato il Vinitaly. La 54esima edizione, tornata a distanza di 3 anni dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, ha visto protagonista l'Abruzzo presente nel padiglione 12 del Verona Fiere con uno stand istituzionale e quasi 100 produttori. Nell'area collettiva regionale di circa 1500 metri quadrati allestiti da 2 consorzi, quello di tutela dei vini d'Abruzzo e il consorzio di tutela Colline Teramane, presenti come da tradizione l'enoteca regionale con oltre 300 etichette in degustazione e una sala dedicata a presentazioni e testing. In questa edizione del Vinitaly è stato presentato un nuovo Abruzzo che fa leva sull'identità regionale comune esaltata dalle peculiarità e dai valori dei singoli territori. Questa svolta strategica si chiama Modello Abruzzo. Una nuova opportunità, un percorso di crescita qualitativa del mondo enologico abruzzese all'interno di un Abruzzo coeso e capace di far squadra, che consentirà finalmente ai vini di esaltare le potenzialità e di acquisire maggiore credibilità nel mercato. Anche così si promuove il marchio Abruzzo. E partiamo con questo Vinitaly 2022, con un restyling un po' di tutta quella che può essere l'immagine che diamo come Abruzzo. Abbiamo dato dal portale fuori, anche internamente, alcuni piccoli spazi insomma di novità per dare il senso proprio del cambiamento che c'è in questo momento, dovuto all'approvazione anche dei disciplinari che c'è stato un mesetto fa circa, e la partenza con il modello Abruzzo. Così è stato definito dal tavolo nazionale di una nuova opportunità che tutto il sistema enologico abruzzese mette in piedi per quella che sono le sfide del futuro, con semplificazione, con coesione territoriale, un unico modello, il modello Abruzzo, dove l'Abruzzo è al centro di ogni ragionamento e poi ogni territorio esprime al meglio quelle che sono le valenze e le capacità dei propri vini. Per quello alle nostre spalle c'è scritto 2022 rivoluzione. Assolutamente sì, è proprio questo. Siamo con un'unica IGT regionale, quindi semplifichiamo molto e diamo il concetto proprio d'Abruzzo, cioè il principio è c'è l'Abruzzo al centro e dentro c'è tutta la potenzialità che hanno i nostri vini. Nel modello Abruzzo c'è la capacità di aumentare anche la qualità, perché è la menzione superiore. Insomma, si semplifica complessivamente quello che è stato un'azione che negli anni ci ha portato a buoni livelli. Oggi dobbiamo crescere ancora di più, far capire, comunicare bene e soprattutto dare il giusto valore al nostro prodotto, che è un prodotto unico. 2 anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia, la produzione cresce anche del 25%, crescono le esportazioni, si rinnova anche l'offerta di mercato con nuove denominazioni. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Lo dimostra anche la grande attenzione e il grande successo che stanno avendo qui i padiglioni dei nostri produttori. Ci giochiamo tante buone carte, noi siamo un grande territorio facilmente raggiungibile, pieno di risorse ambientali, ma con grandissime punte di qualità enogastronomica e vitivinicolo, senza trascurare il comparto oleario, dove siamo tra le regioni top Italia. Voglio registrare che in un momento così difficile per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, vedere comunque una ripartenza dopo 2 anni di pandemia, poter vedere rinascere fiere importanti come il Vinitaly, come la Bit, vedere l'Abruzzo che si presenta bene, in gran forma, con tanti produttori e con tanta qualità, è per noi un dato di gioia. L'ultima edizione del Vinitaly, quello del 2019, fu anche quella della festa per il 50esimo della DOC Montepulciano. All'edizione della ripartenza l'Abruzzo fa ancora festa, questa volta per il Trebbiano d'Abruzzo. Dunque anche l'altro vitigno DOC ha compiuto mezzo secolo e il Vinitaly ha voluto festeggiare e omaggiare la DOC abruzzese con un convegno. Nella sala degustazione erano presenti anche 3 bottiglie di Trebbiano d'Abruzzo della Vendebbia 1972. Le prime con il certificato, prodotte dal vignaiolo Edoardo Valentini di Loreto Brutino. Il Trebbiano, nella sua storica denominazione regionale, al pari del Montepulciano, rappresenta un vanto enologico per l'intera regione.
La denominazione di origine controllata risale dunque al 1972 sulla scia del combattuto riconoscimento della DOC Montepulciano avvenuta nel 1968 e grazie all'accordo delle Camere di Commercio abruzzesi con la Camera di Commercio di Pescara presieduta da Giustino De Cecco a fare da capofila. Fondamentale fu allora come già per il Montepulciano l'impegno e la relazione storica e tecnica di Edoardo Valentini, produttore modello, in quegli anni vicepresidente dell'Unione Agricoltori per la Provincia di Pescara. Quest'anno insomma sarà caratterizzato, oltre alla presentazione del modello Abruzzo, dai 50 anni del nostro Trebbiano, che è un vino che è stato poco comunicato, è un vino che è stato poco raccontato, è un vino che ha delle potenzialità, delle qualità uniche, ma che un po' è, diciamo così, non viene considerato nel mondo. Quindi noi ripartiamo dai 50 anni sapendo che ha una storia, una tradizione, ha una qualità unica. E con questi 50 anni si apre anche una nuova fase per il Trebbiano d'Abruzzo. Dobbiamo ringraziare i pionieri di questo sogno che lei ha ricordato, Montepulciano, e quest'anno Trebbiano, che ci aiuta a farci conoscere nel mondo. È un vino che per noi è il più grande ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, giusto festeggiarlo come si conviene, ed è giustissimo ricordare e ringraziare chi ci ha permesso 50 anni dopo di aver fatto questa crescita così importante. A tracciare un primissimo bilancio a caldo del Vinitaly è anche il presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli. Sì, siamo contenti, c'è un buon afflusso, ci sono soprattutto operatori e quindi interessati al business, e questo è quello che per noi è più importante di tutto. Chiaramente c'era molta attesa, oggi è il giorno più importante, oggi e anche domani, per cui siamo, come dire, contenti della presenza e anche della tipologia di persone che stanno frequentando il nostro padiglione. Appunto per questo c'era paura per la pandemia, ma diciamo che la pandemia ha scremato, ha fatto molta selezione, ecco, c'è più importanza per gli appuntamenti, che poi alla fine è questo il vero scopo del Vinitaly. Sì, anche come consorzio abbiamo organizzato in modo da rispettare tutte le prescrizioni una serie di attività, una serie di eventi con operatori internazionali, europei e extraeuropei, che sono importanti per poter ulteriormente far conoscere un territorio come quello dell'Abruzzo, che sta riscontrando anche un apprezzamento superiore alle aspettative in un ambiente che è stato ulteriormente rinnovato e che ci sta portando anche ad avviare il racconto su quello che hanno definito modello Abruzzo, su un territorio che è unico ma con tante distintività al proprio interno. Dall'analisi degli ultimi dati del contrassegno di Stato introdotto a dicembre 2018, nel mese di febbraio la produzione vitivinicola regionale ha chiuso con un più 26,4%, con una crescita a doppia cifra per tutte le principali denominazioni. Montepulciano d'Abruzzo più 25%, Trebbiano d'Abruzzo più 33%, Cerasuolo d'Abruzzo più 35%, Abruzzo più 83%. Un trend favorevole evidenziato anche nell'ultimo trimestre, in cui i vini d'Abruzzo hanno chiuso con un più 16,7%, superando i valori pre-pandemia. Il Montepulciano d'Abruzzo, che rappresenta circa l'80% del prodotto denominato regionale, cresce rispetto allo scorso anno del più 14,9%. Un risultato davvero incoraggiante, avvalorato dal più 18% del Cerasuolo d'Abruzzo e dal più 24,8% del Trebbiano d'Abruzzo. Non è da meno l'Abruzzo DOC, in particolare per le tipologie pecorino e passerina, che si attesta a più 38,2%. La ripresa dell'export evidenzia nel 2021 più 10% rispetto al 2020 nei principali paesi target, ha visto la Germania crescere del 25%, gli USA del 21%, la Svizzera del 45%, Cina del 33% ed il Giappone del 26%, con un aumento contestuale del valore della singola bottiglia. Siamo contenti di questo, infatti con il contrassegno di Stato che dà la massima garanzia dei prodotti
denominazione di origine controllata d'Abruzzo. Oggi abbiamo una crescita costante, addirittura più 25% nei primi due mesi del 2022, dopo un 2021 anno Covid comunque in crescita rispetto al 2020, quindi un trend decisamente positivo, e auspichiamo che, come dire, con il ritorno sempre più alla normalità e con ulteriori anche eventi dove l'Abruzzo ormai riesce sempre più a fare squadra, questi numeri possono consolidarsi e anche migliorare ulteriormente. L'incontro al padiglione 12 con il ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli è stata l'occasione per chiedere al governo di adottare misure per sostenere le aziende alle prese con il caro carburanti e con gli ulteriori aumenti dei costi della produzione causati dalla guerra in Ucraina, oltre all'opportunità di impiegare l'utilizzo dei fondi del PNRR non solo per investimenti ma anche per sostenere la sopravvivenza delle aziende agricole. Ma il dato vero è proprio questo, cioè è complessivamente di un sistema, quello agricolo, che ha delle difficoltà enormi. Il costo dell'aumento dei materiali, l'aumento dell'energia, l'aumento del gasolio ha generato delle difficoltà nelle aziende che sono drammatici. Il sistema complessivo, stiamo cercando di aiutare il sistema. Poi dove sta la verità vera? Perché bisogna, che c'è la necessità che l'Abruzzo investa in comunicazione, in marketing, in pubblicità, in ciò che riesce a far crescere, perché noi dobbiamo far crescere e dare il giusto prezzo ai nostri prodotti. Dando il giusto prezzo, ecco che c'è il ristoro anche per gli agricoltori. Cioè non è la cantina, ma è un sistema, un'economia complessiva che deve funzionare, e noi ci crediamo molto, vogliamo fare questo salto di qualità vendendo il prodotto Abruzzo, perché vendendo il prodotto Abruzzo riusciremo a dare, quello che dicevo prima, il giusto prezzo, e quindi anche andare incontro alle esigenze degli agricoltori, perché ovviamente sì, la cantina, sì, diciamo così, l'etichetta blasonata, ma dietro l'etichetta blasonata c'è un lavoro importante di tutta una filiera, e ovviamente la filiera inizia dai campi. Stiamo accompagnando una fase di transizione molto delicata, che è anche caratterizzata da questa forte crisi e chiusura di alcuni mercati internazionali a causa delle sanzioni, crescita del costo dell'energia che mette in difficoltà soprattutto le attività più energivore, e quindi è un momento difficile e complicato, ma proprio in questo momento, diciamo proprio in questi giorni, anche con le istituzioni europee e nazionali stiamo stimolando le risposte necessarie per poter affrontare anche questa crisi. Non ce la possono certo fare da solo né i produttori né le regioni, perché una crisi di livello mondiale di questo tipo non può che avere, come dire, soluzioni globali. In contemporanea anche Sol e Agrifood, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità, ed Enolitec, il Salone Internazionale delle Tecnologie per la Produzione di Vino, Olio e Birra. A rendere protagonista l'oro giallo c'erano 22 espositori abruzzesi. Sole Agrifood è stato il luogo di incontro tra offerta e domanda, dove gli espositori raccontano i propri prodotti ai buyer e agli operatori del settore attraverso masterclass, degustazioni, educational. Al concorso dedicato all'olio extravergine d'oliva, che viene promosso nell'ambito della fiera, l'Abruzzo ha ottenuto un Sol d'oro e due gran menzioni. Questi riconoscimenti, ha spiegato Emanuele Imprudente, testimoniano l'ottima qualità del nostro olio extravergine d'oliva. È una qualità unica, ma siamo ancora poco conosciuti. In questa edizione del Sol, osserva Imprudente, abbiamo registrato un ricambio generazionale importante. Qui abbiamo giovani che vogliono conquistare nuove fette di mercato. È un momento dunque per dar forza a queste aziende e valorizzare i nostri oli, che rappresentano la nostra terra e le nostre tradizioni. Per far sì che tutte queste eccellenze enogastronomiche vengano conosciute anche al di fuori dei confini regionali, è stata presentata la legge regionale sull'enoturismo abruzzese. L'obiettivo della regione, tra le prime in Italia a dotarsi di una legge organica sul turismo, è quella di valorizzare i comparti dell'agricoltura e del turismo, proponendo una nuova disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo, con l'obiettivo di elevare gli standard qualitativi. Ad illustrarla è stato il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, Fabrizio Montepara, primo firmatario della legge. Divenne una legge regionale perché io credo che bisognava dare a tutto questo movimento dei paletti che potessero non affossare o limitare l'azione delle aziende, ma levare lo standard di qualità. Perché laddove, diciamo, il mondo economico lo dimostra, laddove le aziende hanno uno standard di qualità elevato, lì c'è presenza di turisti, c'è presenza di consumatori del vino, e quindi c'è aumento dell'economia delle varie aziende.
Noi abbiamo fatto questa legge all'indomani della circolare, del decreto emanato dal Ministro del Turismo nel marzo 2019, e io ho ritenuto, come partendo anche dall'esperienza di sindaco del movimento dell'Associazione Città del Vino, calare subito nella nostra regione quelle linee fondamentali per dare questo sviluppo. Quindi ci sono degli standard minimi che ogni azienda deve avere, ci sono dei livelli di qualità che ogni azienda deve mantenere nel tempo, e quindi normale e naturale che le aziende sono i grandi protagonisti di questa legge. Sicuramente non è il politico solo può affiancare, può sostenere l'azione, ma i veri protagonisti sono le aziende, e io mi auguro che realmente da questa legge ogni azienda, ogni imprenditore agricolo possa ottenere il massimo di quello che la propria azienda riesce a realizzare. Io posso dire che, tornando al Vinitaly ormai dopo diversi anni, il movimento del vino è cresciuto tantissimo in Abruzzo, in termini di qualità e in termini di numero di aziende. Mi auguro che questa legge possa aiutare a continuare a far sviluppare tutta l'azienda nel mondo vitivinicolo abruzzese. BIT e Vinitaly, due appuntamenti in sinergia per un unico Abruzzo del turismo in estate. Come Regione Abruzzo guidiamo proprio la commissione turismo della Conferenza delle Regioni, quindi siamo i principali interlocutori poi con il Ministero. C'è grande voglia di riprendere con il turismo e l'Abruzzo si sta ripresentando al mercato nella veste migliore, investendo risorse per la promozione che prima di noi non erano mai state investite, e peraltro nella nuova programmazione dei fondi europei la promozione territoriale e il marketing sarà molto ma molto presente, e completeremo appunto un percorso che purtroppo ha sempre purtroppo l'Abruzzo ha sempre scontato il deficit di scarsa presenza, scarsa promozione, scarsa visibilità e conoscenza del prodotto Abruzzo. Full box.